Andiamo avanti, ragazzi, con la storia principale. Dopo aver distrutto le macchine di Leonardo, prima però ci devo passare un attimo dalla colombaia, che vi faccio vedere come ho conciato me gli assassini, nel senso che li ho praticamente quasi tutti potenziati al massimo. C'è ancora uno slot libero quando sbloccherò la parte sud-est, per appunto poter sbloccare anche l'ultima torre dei Borgia. Mancano pochi XP a questi qua, e allora li mando a fare l'ultima missione. Oh, una, tipo una cosa così servirebbe. 1, 2, 3, 4. Ciao. Mi tornano e ho altri due assassini completamente arruolati di livello 10. Ovviamente non è un bug, però se tu hai un assassino che è novizio, cioè io i primi 5-6 assassini ci ho messo tantissimo a farli diventare livello 10, anche perché sono tutti livello 1, fargli fare le missioni adatte di qui e di là. Quando poi ne recluti di nuovi, ma gli altri sono bravissimi, sono ormai livello massimo, tu fai una missione anche difficile, porti un novizio, un esperto, e quello ti guadagna tipo 3-4 livelli in una missione sola. Quindi insomma, ecco perché tipo ci ho messo neanche un'ora a portarli ad assassini. Comunque, Bartolomeo d'Alviano. Allora, hai un piano? Non la chitarra. Là. Sconfiggere le pattuglie del campo. Sì, ma... soprattutto se le pattuglie vengono colte di sorpresa. Ma certo! Allora dobbiamo trovare alcune armature francesi. All'alba entreremo camminando. Ah! Esci, auditore! Sei davvero un grand'uomo! Di Firenze. Grand'uomo di Firenze. Vado a cercare le armature. Le prenderanno i miei dai cadaveri. Poi partiremo da nord per non destare sospetti. Ah, Ezio, ricordati di ucciderli senza combattere. Le armature devono essere pulite. Non farti individuare, ora... Ok, non farti individuare, ragazzi, è tosta, ma ci proviamo. Però è vero che abbiamo gli adepti, quindi... sti gran cazzi! Non c'ho limiti di tempo. Quindi volendo, raga, c'è anche abbastanza easy. Questa è l'area vietata. Posso fare così? Così partiamo male, però. Tre. E ci godiamo lo spettacolo. Sì, ma dovete andare anche dentro, fratelli miei. Ma perché sparite? Cioè, ero buono anche io. Oddio, però... volendo li ha uccisi. Li hanno uccisi i due soldati. Ma vabbè, io non mi fido. E non mi fido. Quindi... ci sono dei mercenari. Facciamo fare loro. Intanto che gli assassini recuperano. Così il lavoro lo fanno loro e buona. Di professione, eh? Conosco varie che ti farebbero cacare addosso. Tre su 20. Ok, chiama assassini.
Attaccalo, forza! C'è ancora qualcuno. Tanto gli rubiamo il tesorino. È esterno, vero, questo qualcuno? Sì. Ho ancora 3 mercenari vivi, il che è buonissimo perché io posso fare questo. Sono loro. Ragazzi, la prendiamo con calma, non abbiamo fretta. Abbiamo più fretta di fare la sincronizzazione totale. Nove su 20, perfetto. Grazie ragazzi, siete magnifici. Allora seguitemi, siete ancora tutti praticamente interi. No, siete 4, altro che 3. Buonissimo. Dove sono gli altri? Ok, un pochino più avanti sulla destra, perfetto. È quell'accampamento laggiù, già visto. Partiamo da loro. Oh, non capivo perché non andava. Forza, fannulloni. Venti monete a chi mi consegnerà la sua testa. Tutte e 3 le ordate di assassini. 13. Ma se ne vanno così gli assassini, no! Immobile. 15 su 20. No, mi hanno ammazzato un mercenario, che palle! Uno però lo posso ammazzare io volendo. Aiuto! Certo che posso. 17. Dio, ti prego! Lasciami vivere! 19. Rimane quello là? Dai, fatelo fuori, cazzo! Sì! 100%, raga! Godo! Bacio alla francese! Bacio alla spagnola? Ma cos'è un bacio alla spagnola? Cheat!